Ciao ragazzi, io sono Nicola Bisioli e oggi andremo a fare le capitali romane a pennello. Userò un flat brush normalissimo a setola corta, Golden Sable serie 1500F, il numero 18, e useremo un acrilico normalissimo diluito un po' con acqua, poi dipende dalle preferenze. Farò una lettera, sto usando un foglio di 1 m x 70 e le lettere saranno di 11 cm. Ora andiamo a caricare il pennello, dipende anche dalla carta che usate. Se usate una carta, io di solito uso per allenarmi, uso una carta da pacco normalissima, quindi molto fine, non lo carico molto di acqua perché tende ad accartocciarsi la carta. Invece questa, che è già una carta più spessa, è 120 grammi, si riesce già a essere più fluidi e quindi si può caricare di più il pennello con l'acqua. Poi dipende anche dall'effetto che volete dare, se volete dare un effetto più sfumato, far vedere la texture della carta, dipende un po' da vari fattori. Pennello, ok, ci siamo. Per là partiamo con un'inclinazione di 60 gradi circa, non arrivando alla linea guida, e si tiene sempre la stessa inclinazione fino quasi alla fine della linea guida. Qui giriamo il pennello tra le dita per creare la grazia. Ok, qui andiamo su la traccia di prima per creare la seconda grazia, sempre ruotando il pennello tra le dita. Ora usiamo la linea che abbiamo creato prima per andare su e creare la seconda parte della A, per poi creare sempre la solita grazia. Qui, se rimane un piccolo buco, non avete bene preso bene le misure come adesso, basta dare un tocco a posto. Il bello delle capitali romane è che si vede la costruzione effettiva della lettera. Ok, qui ruotiamo il pennello dentro per creare una linea più fine e poi riallargarla per non farla uscire di qui. Ok, ora partiamo con la B. Per la B io non seguo la linea guida da zero, creo una specie di arco per poi andare a curvare ancora il pennello. Qui non si va fino alla fine della linea guida. Qui aspettiamo a fare la seconda grazia perché poi ci servirà per chiudere la lettera. Qui teniamo sempre un'inclinazione e non finiamo come una semplice lettera di un font capitale romano. Quindi andiamo sempre a fare lo stesso gesto della A per andare a incontrare la B e poi scendere. Ok, ora faremo la seconda grazia per poi agganciarci e chiudere.
la lettera. Okay. Ora la C. Tanto carico un pennello perché, come avete visto qua, si vede già la texture della carta, quindi era già poco carico di acqua e l'abbiamo ricaricato. Ok. Ora per la C ci facciamo mentalmente una linea guida verticale, quindi su per giù da qui a qui, per poi creare un mezzo cerchio verso sinistra, partendo parallelo alla linea guida, senza avere fretta, fare la grazia superiore. Ci prendiamo come guida questa parte qui, così, quindi andremo a seguire la lettera e piegare la lettera così. Ok. Per la grazia sotto invece di prendere come guida questa parte qui, si prende come la classica grazia delle altre, però al contrario, prendendo sempre come guida questo e andando su, facendo staccare un po' le setole fino a far arrivare all'ultimo. Ok, vabbè, se ci sono imprecisioni le mettiamo a posto senza problemi. Passiamo alla D. Ok, la D è lo stesso discorso della B, quindi non creiamo parallelismo tra la linea guida e la grazia, ma creiamo sempre quel piccolo arco. Per poi andare in giù. Qui lo stesso discorso della B. Ti lasceremo la grazia qui per ultima, idem alla B, in cui andiamo a chiudere. Ok, qui chiudiamo, facciamo la grazia. Seguendo sempre la lettera, qui come prima, se rimane qualcosina lo chiudiamo senza problemi. Questa è la D. Carichiamo con un po' di acqua, giusto per essere sicuri che il pennello scorra bene. Ora la E, C.
sempre il solito discorso. Qui la E è lo stesso discorso della C, quindi la grazia sarà in verticale. Qui prendiamo e usiamo la stessa tecnica che abbiamo usato per la C, un po' meno arcuata. Ok, per la parte centrale della E uguale alla A, quindi piegarlo dentro e poi come la parte superiore della E. Ok. Ora passiamo alla seconda riga. Io già mi sono già creato le linee guida perché non penso sia interessante vedermi mentre faccio le linee guida. Partiamo con la F. Che è lo stesso procedimento della E, solo che non mettiamo la parte sotto chiaramente. Ok, perfetto. Ora passiamo alla G, che è lo stesso procedimento della C, solo che poi bisogna stare attenti alla grazia della G, che non esca troppo dalla dal volume della G. Quindi creiamoci sempre la nostra linea immaginaria verticale. Ok. E qui andiamo a fare più fine. Qui sempre seguendo okay. Ora per questa parte della
della G, io prendo sempre come riferimento la larghezza del pennello, per poi avere le grazie di sinistra e di destra che hanno la stessa grandezza, sia destra che sinistra, e tagliate in mezzo. La grazia di destra deve uscire non di tantissimo, più che altro se si può far entrare il più possibile quella di sinistra per dargli un po' più di carattere. Quindi qui creiamo sempre il solito piccolo arco. Qui torniamo paralleli alla linea guida e torniamo verso la lettera. Qui per la versa di destra. Ok. Difficile di queste lettere è tenere il parallelismo tra ogni lettera e la verticalità con il foglio, perché vedendole sembra facile, tra virgolette, ma sono lettere, almeno io all'inizio quando ho iniziato era veramente difficile, anche adesso non sto dicendo che non sono facili. Qui se avete ancora del colore, non importa che la grazia sia per forza super piena di colore. Per l'H aspettiamo a fare la parte centrale. Per la parte centrale sempre lo stesso procedimento, possibilmente alla stessa altezza di tutte le altre lettere, delle parti centrali delle altre lettere. La I è come una semplicissima e ora il pennello lascia più sfumato, quindi lo carichiamo con un pochino d'acqua. E vedrete che ora sarà più fluido e non avrà questa texture, non si vedrà la texture della carta. Okay.
per la J prendetevi un po' di spazio, perché dovrà prendere questa superficie qui, quindi fatevi un mini calcolo mentale per immaginarvi la curva della J. Stessa cosa sempre. E da qui si va direttamente. Su. La K è una delle mie lettere preferite dei capitali romani, perché la parte finale poi, come dire, non ha regole. Certo, se devi creare un qualcosa di lineare, pulito, invece qua comunque stiamo facendo un alfabeto normalissimo, però qua è una lettera finale, quindi puoi lanciarla tranquillamente per dare un po' di carattere a tutto il... l'alfabeto. Per la K fatevi anche tranquillamente un puntino qui, per capire dove andare. Partiamo abbastanza vicini, quasi un pennello, dipende dal pennello che usate. Io di solito ho questa abitudine di prendere poco più di un pennello di spazio per fare la grazia che andrà così, e poi è come se fosse, se vi ricordate, la prima parte della con un'inclinazione. Qui non andiamo a toccare la lettera, ok? Non andiamo a toccarla perché usiamo questa parte qui della K per usarla come guida. Ok, qui avete visto qui che è una lettera finale, quindi non c'è bisogno di stare nella misura, nella superficie della lettera, quindi si può lanciare tranquillamente verso l'esterno per dargli un po' più di movimento. Con la L, scusate, stesso procedimento delle altre grazie, quindi prendendo sempre com'è. E qui come la E, per esempio, non si arriva alla fine, perché noi vogliamo tenere questa curva qui, quindi che non si spezzi. Quando io vado a fare questo movimento qua non voglio che si spezzi, quindi teniamo questo mezzo centimetro per dare spazio al pennello e lasciare questa curva qua. Ora facciamo la grazia sopra. Ora dipende come si è abituati, io di solito faccio la prima grazia per poi da qui attaccarmi
e chiudere la lettera. Qui chiaramente se rimane sempre un po' di la M è già più difficoltosa perché dipende dall'inclinazione iniziale che gli date e da lì viene tutta l'inclinazione della lettera, perché dovrete seguire le guide che vi dà proprio la lettera stessa. Quindi non partite troppo in diagonale, perché poi la lettera verrà troppo grossa confronto alle altre e non sarà uniforme tutto l'alfabeto, e poi andrete a scalare sempre di più e non sarà uniforme tutto l'alfabeto, quindi magari avrete una lettera in più di qua, una lettera in meno di là. Quindi io parto sempre abbastanza verticale, ma non del tutto. Quindi teniamo questa inclinazione qua, un poco meno della A, su per giù. La grazia esterna è sempre una delle più difficoltose, a mio avviso, perché devono avere quasi sempre la stessa curva e avendo poco spazio è difficile far girare il pennello come si vuole. Quindi qua usiamo la stessa tecnica che abbiamo usato con la A, dandogli un po' più di angolo, quindi andando verso il centro. Quindi andiamo su così. Ora prendete da qui, voi tirate su già un po', quindi vi date una specie di linea guida per dopo. Quindi il difficile della M è, se si sbaglia questa e questa, poi verrà tutta la lettera disomogenea e senza equilibrio. Ok, quindi voi da qui vi fate una linea immaginaria, anche facendovi il puntino senza problemi. Stesso procedimento di qui, non arrivando a toccare la linea guida. Quindi la parte destra del pennello che segue la nostra linea immaginaria che ci siamo fatti, ok? Possibilmente tenendo sempre l'inclinazione e la larghezza che abbiamo usato prima. Quindi andiamo a unire la lettera. Qui di solito io uso anche ricalcarla. Chiudiamo, stesso procedimento, e qui prendiamo tutta la superficie del pennello tenendo conto sempre della inclinazione della prima. Vabbè, scarico di acqua, quindi andiamo a ricaricare. La N non ha niente di difficile confronto alla M, basta comunque tenere una verticalità della prima parte,